Dimmi sottoterra a Bucarest, si fanno collare in debusta, pagati invece ancora in coppe pure. Sanno succate schizzo l'occhio reo a giuna, in niente favela tutta arrabazzata. Se non c'è la vugliata e luna m'ha bruciata, pensa che nero nero di mamma africana, sporca chi ne fa ma non arriva una dimana. Tutte uguali sono che creature, nessuna figlia e nessuna. Tutto è nato dall'amore, si sa come si nasce ma non si sa come si muore. Tutte uguali sono che creature, nessuna figlia e nessuna. Cioè, hai pensato che tipo noi siamo una specie di negativo? Sì, siamo la luce che rimbalza. No, mo stavo pensando questo fatto che prima in spiaggia, che poi ci volevo scrivere anche un post su Facebook, raccontano che l'uomo si è differenziato dalla bestia, che a un certo punto c'aveva il pollice opponibile, no? Cioè, secondo me la differenza c'è stata quando l'uomo ha capito che questo pollice lo poteva usare per azionare il grilletto di una pistola o per dare un pizzicotto alle guance di un bambino, no? Quello che l'ha fatto diventare uomo, cioè il saper riconoscere la differenza fra fare il male e certo, fare il bene. Certo. È quello, è. No, pubblichiamo questa foto su Facebook, ci rendiamo i complimenti di tutti. Se ci prendiamo circa 500 like. Se la metti tu. Se la metto io, è vero. Cioè, metto una foto in costume e mi fate arrivare a 500 like. E i miei discorsi sull'umanità, e i miei discorsi sul futuro. Cioè, basta mettersi in costume, allora? Basta mettersi con le zinne da fuori che neanche ce l'ho. Ho capito che sono bellissima, su questo siamo d'accordo, però dico anche cose intelligenti e non mi cagate così tanto. Questo perché non siete intelligenti voi, non perché le cose intelligenti siano meno interessanti delle cose da fuori, ok? Allora ragazzi, sono qui in attesa di Enzo Avitabile, io sarò l'addetta a lui, cioè dovrò proprio riprendere lui, dovrò stare su di lui. Dovrò riprenderlo nel backstage, mi hanno dato delle indicazioni. A parte che ho messo il rosario e quindi credo che a lui piacerà tantissimo, lo spero davvero. E poi guardandomi intorno mi dico, cazzo, ma questo era proprio il lavoro che io volevo fare. Cioè io mi volevo proprio ritrovare in un campo di un concerto e fare i video nella vita. Quindi io ci sono riuscita, ragazzi, io ci sto riuscendo a fare quello che voglio. Batteria della... Ecco, sta arrivando il momento in cui mi chiedo quando cazzo finisce. Però dai, è divertente, cioè non è tanto male, mi piace il mio lavoro, però mi sento molto stanca, afflitta. Ma dai raga, oggi sto allestendo la sala perché stasera devono fare un workshop qui e quindi hanno affittato la sala del... Quindi hanno affittato la stanza dello spirito e del tempo. Sto lavorando da 4 giorni per mettere a posto e per renderlo un posto magnifico e piacevole. E sto malissimo, anche perché sono completamente sola. L'esperienza provante di questi due giovani uomini prodighi ad aiutare una giovane ragazza in difficoltà. E mando con lui la voce in pace e fratellanza. Finale di serata, oddio mio, come sto messa! Finale di serata post Enzo Avitabile, questo è il risultato del mio lavoro. La dimostrazione che io stasera ho lavorato davvero. Cioè, è stata un'esperienza bellissima perché c'è stato uno scambio e un'unione e sembrava che stessimo pregando insieme. Forse non è chiaro che non mi dovete seguire tutti. Questo show diventerà sempre più noioso, sempre più importante, sempre più serio. Quindi, se avete la testa solo per dividere le orecchie, prego, andate via. Non mi servono i big like, i big follower. Non mi serve andare virale. Mi serve fare la cosa giusta.
Emanuele, cosa stiamo girando? Stiamo girando dei fantastici vlog per Dreams Gioielli. Quindi, Dreams Gioielli? Cos'è Dreams Gioielli? Cos'è Dreams Gioielli? È un progetto stupendo che crea tantissimi bracciali e minerali. No. Azione. Salve a tutti, sono Emanuele e sono un appassionato di cristalloterapia. Bracciali, pietre, collane, un euro! Quella ti dice, tu sei la mia best friend perché quando non so con chi parlare, so con chi parlare. Per questo sono la tua best friend. Veramente mi fa schifo che amicizia di merda. Quando quando sono nata stavo soffocando nella vagina di mia madre. Sì, così sono nata. Stavo morendo soffocata perché ero troppo grande. Pesavo 4,8 kg. Mia madre mi confermerà. Stavo nascendo morendo in questo modo. E tutta la mia vita è stata caratterizzata da questo soffocamento. E così sta iniziando a trovare lavoro. Così sta iniziando a stabilizzarti, a capire meglio chi sei. C'è sta niente da fare, ti lamenti tutti i giorni, non ci sta niente da fare. Che cazzo ti lamenti, sei sempre insoddisfatta. Depressa e insoddisfatta. Esattamente come un millennial. Insomma, uno di quest'epoca, un giovane di quest'epoca, ma io non sono più tanto giovane. Io ho 28 anni e quindi 30. C'è poco da fare, quindi 30. Look at the space. Adesso poco importa, se hai mai sbattuto la porta, se hai mai lasciato interrotta. Si vota la teoria per la quale siamo tutti uguali. Questo mondo è diviso tra sfigati e persone normali. Non serve a niente raccontarvi il mio viaggio, il mio dolore in questo tempo di morte e coraggio. Non serve più aspettare nell'acquario nell'era di maggio. Non serve urlare il mio nome in questo mare di parole e disagio. Il mio nome in questo mare di parole e disagio.